Allora, giorno 1 partito, hanno già scaricato le poltrelle, i pilastri di sostegno poi in parte. Stanno scaricando il saldatore per poter saldare le poltrelle direttamente qua, di modo che anche le saldature siano a vista. Queste qua sono le viti che vanno dentro nelle piastre per tenere giù quei piloni qua. Viti che sono più grosse di un mio dito e più lunghe. Sì, queste qua con le piastre, con le viti li parte di là. Di là. Sì. Vai. Allora, hanno appena staccato, smontato la porta verde scorrevole che c'era qua. Smontato è una parola grossa. L'hanno tagliata a pezzi per poterla portare fuori. Adesso si stanno preparando per portare dentro le poltrelle di ferro e cominciano a fare la struttura. Sembrava fatta su misura. Va benissimo. Come ti è più comodo a te? Hanno portato dentro le travi, i piloni, due retro, la stanno mettendo a piombo, ovvero le stanno mettendo perfettamente dritte, soprattutto quella là dietro, perché pende, si stanno facendo le misurazioni col laser per riuscire a metterle dritte, perché è palesemente storto il pavimento. E sì. Allora, al momento di pausa gli operai sono andati a tagliare per allungare le spalle qua in parte, ovvero i piloni qua in parte, perché c'è il pavimento un po' in pendenza e c'è uno scarto di circa 5 cm da un lato. E voglio farvi vedere
hanno fissato le piastre qua sotto, vedete, con dei bulloni con una resina a doppio elemento, di modo che rimangano salde, cioè da lì proprio non vengono via. Quella è la pinza della saldatrice. Là hanno già saldato un pezzettino di angolo per fissare, ecco, così no, perché non posso avvicinare più di così. Hanno già fissato un pochettino l'angolo con qualche saldatura, così che rimanga l'angolo bello bloccato. Mi vedete così con cuffia e cappuccio, perché c'è aperta la porta del negozio, fa abbastanza freddo. E visto che sto seguendo i lavori, ma più di tanto non posso fare, perché comunque è il loro compito quello di lavorare, ma anche per un fattore di sicurezza più che altro. E quindi niente, sono qua mezzo bardato, perché sono pronto a dare una mano a qualsiasi evenienza. Mi hanno detto che già oggi finiscono tutte le attrezzature in ferro, quindi anche le varie trame all'interno della stanza verranno già posizionate oggi. Quindi sabato in fiera e settimana prossima mi sa che mi conviene cominciare a verniciare tutte le travi in ferro. Sì. Questa qua è la poltrella frontale, che andrà a chiudere frontalmente la stanza e dove verrà poi attaccata la porta in vetro. Porta frontale che parte, cioè coprirà tutta la parete frontale della stanza, sarà tutta in vetro, e ci faremo dire da Angelo, perché se non mi ricordo male è 6,50 m per 2,70 m di altezza. E quella davvero non vedo l'ora di vederla montata e poterla aprire. Niente, sì, tranquillamente, tanto io non devo fare niente, lavorano loro, quindi sì, a te, ciao, grazie, ciao. Allora, giorno 1 dei lavori della nuova stanza finito, hanno completato, come potete vedere sopra di me, tutta la struttura. Hanno già saldato, puntato tutte le varie poltrelle che reggeranno l'intero tetto e l'intera struttura, e domani mattina sono qua ancora alle 7 pronti per fare tutte le saldature di fino, e dopodiché procederanno a creare e a misurare per la vetrata qua frontale. E niente, ci vediamo nel giorno 2. E quindi giorno 2, non dico non prolifico, però nel senso, le cose che dovevano fare erano non strutturali, quindi niente da farvi vedere purtroppo, però comunque hanno fatto un gran passo avanti, sì, perché adesso è tutto bello saldato, finalmente ci si può star sotto, e quindi posso cominciare un attimino anche a studiare un attimino l'arredamento interno della stanza. Adesso sta a noi il ferro, adesso tocca a noi, perché le poltrelle di ferro e tutta la struttura dovrà essere pulita con del diluente, dato sopra una mano di antiruggine fondo scuro e poi la vernice colorata che piace a noi, quindi color graffite. Eh sì, ci sarà un po' da pitturare, ci sarà un po' da divertirci, anche perché mi hanno già anche detto che lunedì arriveranno i pannelli del tetto. Quindi diciamo che entro martedì, mercoledì, dobbiamo farli trovare pitturato almeno gli angolari sopra, di modo che possano andare a appoggiare il tetto, così da finire la struttura sopra, e poi noi con calma possiamo pitturare tutto ciò che c'è ancora di ferro, anche perché appunto penso che per fine settimana prossima, massimo inizio della settimana dopo ancora, verranno a montare tutta la vetrata frontale, compresa di porta. Eh sì, passi avanti. E niente, da Michael del giorno 2 è tutto, noi ci vediamo al giorno 3.
diciamo giorno 3 dei lavori di realizzazione della nuova stanza. Sì, diciamo giorno 3 perché comunque è passato più di un giorno, è passato quasi una settimana, ma qua procediamo sempre con i lavori. Cosa è stato fatto negli ultimi giorni? Allora, è stato dato tutta la mano di una mano completa di antiruggine con base scura. Potete vedere come le poltrelle sono diventate di un nero fumé. Adesso dobbiamo aspettare ancora un giorno e dopodiché possiamo cominciare a pitturare sulla vernice RAL 7022, che è la colorazione graffite che mi piace tanto. Eccola lì, RAL 7022, una colorazione graffite. Qua abbiamo ancora qualche residuo dell'antiruggine colorato che abbiamo dato appunto per proteggere al meglio il ferro, non farlo arrugginire, non farlo scrostare e mantenerlo bello e a lungo, così non doverlo ripitturare per qualche anno. Sì. Fa già tutta un'altra figura pitturato in questo modo, mi piace già molto di più. Stamattina mi ha anche chiamato appunto Angelo Lupi, che è il capo, chiamiamolo così, il proprietario della fabbrica, il fabbro, che ha realizzato tutto questo insieme ai suoi operai, e per farmi scegliere la maniglia della porta e anche per farmi vedere come stanno procedendo i lavori per quanto riguarda tutta la vetrata. La stanno facendo, un lavoro certosino, perché comunque bisogna fare in modo molto preciso tutti i vari tagli, tutte le varie intersezioni per quanto riguarda la protezione del vetro, ma anche per quanto riguarda la porta, perché comunque saranno 2,70 m di altezza di porta e si deve aprire come fosse una goccia d'acqua. Non deve essere pesante, non deve scricchiolare, deve essere perfettamente apribile e leggera. Ma comunque è arrivato anche qualcosa di interessante da farvi vedere. Sì, perché è arrivato il tetto. Adesso ve lo faccio vedere. È arrivato il tetto della stanza. Sono arrivati i sandwich con i bentati autoportanti lisci bianchi, come li ho ordinati io, come mi piacciono a me. Come mi piacciono a me, guardateli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pannelli, di cui uno poi dovrà essere tagliato. Questi sono sandwich autoportanti che costituiranno il tetto della stanza. Perché autoportanti? Perché una volta che saranno installati sul tetto della stanza ci si potrà camminare sopra senza rischiare di cadere di sotto. Eccoli qua, adesso non so quanto siano lunghi perché mi ha detto anche che bisogna rifilarli un attimino in testa perché sono leggermente lunghi, e comunque se sono lunghi come la stanza è 5,80 m, teoricamente questi qua dovrebbero essere 6 metri di sandwich autoportanti. Qua in parte mia mamma ha già provato a pitturare anche lo stipite in parte di questa sorta di divisorio del negozio, si può pitturare, quindi è contentissima, di modo che può andare a pitturare fino là in cima. E anche se riesco a farvi vedere la parete verde, eccola là che si vede, adesso ancora si vede, che si intravede appunto attraverso il tetto della stanza. Oddio. Ok, vi ho appoggiati al... sentite un po' il rimbombo, è ancora vuota. E non è ancora neanche chiusa. Vi ho appoggiati sopra il ponteggio che mia mamma sta utilizzando per pitturare l'intera struttura. Sì, mia mamma soltanto, grazie mille mamma per il lavoro che stai facendo. Sì, perché io tra fiere, seguire la stanza, i clienti, i vari spedizioni online, tutto quello che c'è da fare, farei davvero fatica a fare tutto il lavoro da solo. Quindi ti ringrazio tantissimo. Boss, hai finito di pitturare? Ha finito di pitturare l'intera struttura. Stai guardando? Ha finito di pitturare tutta la struttura in ferro, tutta, tre mani gli ha dato. E niente, stavo dicendo che ha dato tre mani a tutto, nel senso che col diluente prima ha pulito l'intera struttura, poi ha dato l'antiruggine con sfondo scuro e adesso gli ha dato la vernice. Guarda la differenza, guarda il grigio qua, guarda il grigio, ah, eh sì, ci sta,
E quindi? Settimana prossima? Settimana? Montano tetto e vetrata non si sa. Vetrata è un po' lunga perché c'è detto che bisogna sabbiarla, verniciarla. I vetri sono arrivati, per me ha detto Angelo che i vetri sono arrivati. E poi niente, monteranno la vetrata. Settimana prossima il tetto. E basta, ci manca il cartongessista, elettricista e l'idraulico. Facciamo praticamente, siamo finito, basta, inauguriamo, via. Finito, basta. E niente. Perfetto, buono. Non dico giorno 5 perché non è il giorno 5 dei lavori, perché qua è sempre in completo lavoro. Però niente, ha finito di pitturare l'intera stanza, l'intera struttura. Guarda lì, altro che capi. Ma io sto parlando, lui fa casino. Guarda lì, altro che capi che stanno seduti alla scrivania a fare i conti. Guarda qua, guarda qua. Hai visto? 55 anni di capo che se ne va via con l'intera struttura in legno. Aspetta che arriva anche lei. Aspetta. Che sta scappando. Fuggi sciocco.